Quindi, lato maestro, nel frattempo ho fatto l'allenamento, sono tornato, avevo la memoria piena, quindi ho dovuto scaricare i video ed ero in ritardo, quindi ho deciso di completare questo video in un secondo momento. Bene, perché appunto parlo del maestro e posso articolare meglio i concetti che fino a poco tempo fa erano delle idee e sempre di più si stanno concretizzando in situazioni reali che possono trovare delle similitudini con delle situazioni che stanno vivendo varie persone. Allora, noi, io personalmente e il mio compagno attuale abbiamo trovato un maestro che per fortuna, oltre ad avere un livello importante nel ranking a livello mondiale, quindi è comunque un giocatore professionista. Ricolla la prima lettera, la risposta col basso. La metta fuori, due. Ci sta dando la possibilità di avere una programmazione nel lungo periodo, per cui ci fa lavorare tanto con una programmazione specifica, lezione per poter arrivare da un punto A a un punto B. Quindi il nostro obiettivo da principianti a professionisti sta avendo da parte dell'allenatore una sorta di concretizzazione a livello pratico, a livello di organizzazione, a livello di contenuti, di chiarezza nella preparazione, cosa molto 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 difficile che non troviamo in altri maestri. Per esempio, il maestro di oggi, anche lui è un pro molto bravo, ha lavorato sulla parte tecnica, però alla domanda: hai una programmazione, ci permette di arrivare al punto in cui noi vogliamo arrivare, dal punto in cui siamo con una programmazione specifica, ci dai una tempistica, hai già idea di che lavoro farci fare? No, la risposta è stata no. Possiamo programmare uno o due allenamenti alla settimana, e basta. Il che è molto grave nel settore per quanto mi riguarda, cioè non esiste nessuno che abbia mai creato una scuola, tra virgolette, di formazione, di insegnamento. Almeno nessuno di quelli che oggi ho incontrato io nella regione in cui sto, nella provincia in cui sto, che abbia creato una scuola di formazione per qualsiasi livello per iniziare l'attività nel padel come amatoriale, come principiante, poi passare ad amatoriale per poi arrivare a professionista. E questo a 360 gradi, quindi preparazione atletica, alimentazione e quant'altro, non esiste. Motivo per cui noi oggi abbiamo un maestro che in qualche modo ci sta insegnando, essendo lui un professionista attuale ancora con un buon ranking a livello mondiale, ci sta insegnando ad approcciare bene la partita, per esempio, che era una cosa per noi molto mancante, mentre per esempio la parte tecnica non ce la sta sviluppando molto, quindi non si sta concentrando tanto su quello e potenzialmente potremmo avere altri maestri invece che ci insegnano più la parte tecnica. Ovviamente con questi maestri ovviamente cercheremo di avere una programmazione, cosa che non sta avendo. Il che è una cosa positiva per quanto mi riguarda, perché sono convinto, grazie a tutte queste informazioni, che sarà facile per me poter scalare questo sport, proprio perché non c'è un'attenzione, non c'è una concentrazione sulla parte sportiva a livello proprio di crescita professionale agonista. Cioè, è tutto un gioco, giochiamo come viene, vieni, fai due allenamenti, tre allenamenti, oggi facciamo difesa, domani facciamo attacco, piuttosto che oggi vediamo la volée, domani vediamo la bandeca, ma nessuno sino ad oggi ci ha mostrato un percorso formativo 10. professionale per poter diventare un agonista con un approccio a 360 gradi, quindi parte alimentare, parte, sportiva, 5. extra padel, quindi preparazione atletica. È motivo per cui tutto ciò che noi 10. stiamo facendo in questo momento lo trasmettiamo sul canale per poterti essere d'aiuto nel caso in cui ti trovi nella stessa situazione e per poter scartare tutte quelle invece attività che ritenevamo magari importanti e nel tempo ci siamo resi conto esserlo meno. Per cui,
Se ti trovi in una situazione simile, scrivimi un commento in modo tale che io, magari avendo già superato questa stessa situazione, posso darti dei consigli. Se ti è piaciuto il video, metti like e iscriviti al canale se vuoi conoscere esattamente tutto quello che è il nostro percorso, il mio e il nostro percorso futuro, nel quale andrò a dettagliare tutta quella che è la parte di alimentazione, quindi macronutrienti, quali cambiamenti faccio in quali periodi dell'anno e per quali obiettivi. Andrò a parlare di quello che è l'allenamento, quindi in palestra, mostrerò le mie schede di allenamento e parlerò di mindset, l'utilizzo dello sparapalline. Andrò a sviluppare un canale sempre migliore in termini di produzione di contenuti, quindi anche a livello grafico e di editing andrò sempre di più a migliorarlo, ma soprattutto a livello di dettaglio del contenuto e delle attività, proprio per essere d'aiuto senza continuamente parlare di parte tecnica, che almeno per quanto mi riguarda mi ha un po' stancato, perché vedo un sacco di potenziali maestri che insegnano a colpire la palla nel modo giusto, ma poi in realtà in partita non viene mai colpita così la pallina, e soprattutto non c'è nessuno che, al di là della parte tecnica, ci prende sotto braccio e ci accompagni ad ottenere i nostri risultati. Per cui, se sei nella situazione in cui vuoi ottenere dei risultati veramente, vuoi ottenere il massimo dalle tue performance, questo canale potenzialmente può esserti molto d'aiuto. Quindi ti consiglio di iscriverti. Ciao, al prossimo video.